Perché non scalda questa vettura? Oggi vediamo perché questa bellissima Audi non rimane sulla sua temperatura ideale. Signori, buongiorno e bentornati sul canale di Rossi Automotive. Oggi abbiamo questa bellissima Audi A3 che, come detto nella intro, ha il problema che se noi macchina calda a 90 gradi la lasciamo ferma lì al minimo con riscaldamento acceso, vediamo la temperatura che scende man mano e arriva intorno ai 60 gradi e questo non va bene. Sfortunatamente il cliente di questa macchina non riesce a lasciarmela più di tanto tempo, quindi tutti i controllini che solitamente vado a fare sulle vetture che mi lasciano faccio un po' fatica proprio per questioni di tempo, quindi mi ha dato via libera per andare a sostituire i termostati, dato che aveva già avuto questo problema in passato e l'aveva risolto semplicemente sostituendo i termostati. Però è veramente così? Quindi ora iniziamo con andare a sostituire il termostato che è attaccato sul blocco motore e vediamo se con quello risolviamo. Io solitamente andrei a provare, fare, vedere, però ho sempre i miei dubbi su queste cose qua. Quindi iniziamo proprio con quello. Quindi ora per arrivare lì sotto non è proprio così semplice. Dobbiamo andare a togliere tutto quello che c'è qua sopra, compreso il collettore di aspirazione, così vediamo anche quanto sporco è. Qui via un po' di cablaggi vari. Dobbiamo andare a togliere tutte queste tubazioni, almeno a spostarle, almeno. Via le pipettine delle candelette. Tocca togliere spine degli iniettori anche. E quattro. Come fare quando abbiamo una tubazione dura che non viene neanche girando a mano, proprio zero? Se io faccio così non viene, posso tirare finché voglio, anzi vado a rischio di rovinarla. Un buon metodo è quello di cercare di andare dentro con un cacciavitino piccolo, senza rovinarla ovviamente. Un po' di svitol dentro, che riesce ad andare all'interno della tubazione. Basta poco, E la facciamo girare. Una volta fatto così, guarda che magia, voilà. Viene via da solo praticamente. Ok, ora questo dovrebbe venire su abbastanza bene. Ora che siamo arrivati a questo punto, bella cosa è andare a togliere il rail in modo da avere visibili le viti di tutto il collettore di aspirazione e possiamo andare a togliere anche la tubazione delle GR. Togliere il rail, dobbiamo allentare tutte le tubazioni, basta allentarle, non serve toglierle. Il rail sicuramente bisogna toglierle dagli iniettori. No, questa va tolta per forza, se no non ci si passa. Via il nostro rail. E ora tutte le viti del collettore sono abbastanza visibili. Ok, e via anche l'altra. Sono abbastanza fruibili, dai. So già che mi cadeva. Calamitina, non sbagliamo mai. E anche l'altra. E ora in teoria. Ok. Non è strasporco, ma bisogna pulire. Via la fascettina della tubazione. Questa è facile, quella sotto che la vedo un po' più complicata. Ci si passa abbastanza. E ora direi che finalmente possiamo allentare anche tutte le viti del collettore di aspirazione. Qua le allento e basta, poi ci do di trapano, che sto meno. Ora, se ho fatto tutto giusto, il nostro collettorino dovrebbe venire su. Sì. Ok, dai, neanche male, andiamo a dargli un occhio sul banco. Dai, non è male, non è male, c'è di peggio, c'è veramente di peggio. Anche la farfalla non è male, ma questo gli facciamo fare un bel bagno agli ultrasuoni. Dopo aver tolto un po' di acqua da sotto, così non andiamo a fare laghi strani, andiamo a togliere queste fascette qua, che sono attaccate al termostato ovviamente. Io l'ho tolta da sotto, ma un po' ce ne sta sempre, Un bel po' direi. Però sotto ho lasciato la vaschetta in modo da non fare troppi laghi. Vado a togliere anche questa così ho un po' più di visibilità. La soffiatina in modo di cercare di lavorare sempre nel pulito. Tolgo anche questa. Perfetto. Questa dovrebbe venire abbastanza. E acqua non manca. Bene, e ora quella un po' più infima che quella sotto là, che se sono bravo con questo dovrei riuscire a prenderla, ma dato che sicuramente non sono bravo non ce la farò mai. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, la giro, me la metto comoda e vado di classica pinza per le fascette. Eccolo qua, via, eccolo qua, ottimo.
e questo l'abbiamo allontanato. E ora ti faccio vedere la scomodità che abbiamo praticamente su questo termostato. Abbiamo la prima vite da togliere, che è quella lì, e poi la seconda che è sotto, che è quella effettivamente più scomoda. L'altro problema che abbiamo è che il termostato è attaccato a questo tubo semplicemente inserito, e quindi è un po' scomodo da tirar fuori. Per aiutarci in questa cosa dobbiamo andare a allentare questa vitina qui, che è quella che tiene tutta la tubazione, in modo che riusciamo a spostarla quel pelino che basta per riuscire a tirar via il nostro termostato. La prima ce l'abbiamo, che è la più facile. Una. E ora ci dobbiamo impegnare per quella sotto, che questa è quella un po' più cragnosetta, ma dovremmo farcela. Eccola lì. Certo che però questa l'hanno messa comodissima, eh. Come farla cadere del tipo... Ok. Eccola qua. Se tutto va bene dovrebbe muoversi. Perfetto. Però prima di fare, allentiamo quella vite di là, così è un po' più semplice tirare via il tutto. E sempre con la calamita, via. Ora vediamo com'è la situation. Acqua sempre come se piovesse. Quello. Ok. Eccolo qua. Voilà. Eccoci qua col nostro termostato. Ma come funziona? Beh, io immagino che lo sappiate meglio di me di come funzioni un termostato, ma ve lo spiego molto velocemente. Tempo fa, guardando un documentario della DeLorean, mi ricordo, se non dico una stupidaggine, che parlavano per l'appunto del brevetto del termostato, che era stato fatto tipo da un ingegnere che era stato chiesto da parte della Ford, che aveva i motori che si surriscaldavano, aveva brevettato per l'appunto il discorso del termostato, per appunto far raffreddare e scaldare il motore nella maniera corretta. Il termostato non fa altro che trattenere il liquido di raffreddamento nel blocco motore, poi ovviamente lo porterà anche dentro un abitacolo perché ci sarà bisogno comunque di riscaldare anche velocemente l'abitacolo, ma non lo fa passare attraverso il radiatore, perché altrimenti si raffredderebbe. Se io per l'appunto vado a soffiare dalla parte dove il liquido va verso il radiatore, quindi dovrebbe andare a raffreddarsi, è completamente tappato. Cosa c'è al suo interno? Al suo interno c'è questa valvola termostatica qui, praticamente è messa dentro in questa maniera. Come tutte le valvole termostatiche hanno il grado di apertura, che è solitamente intorno agli 87 gradi, sì, li leggiamo qui. Come fa ad aprire? Il materiale che c'è all'interno, quando viene riscaldato, si espande e la valvola si apre. Normalmente è sempre chiusa con questa molla che tiene appunto la valvola imbattuta, e ovviamente il liquido da questa parte non può circolare. Ora la vado a scaldare brutalmente, basterebbe un phon, ma io vado proprio di cattiveria. Come si può vedere da dentro, si è aperta. Da sotto qua si può vedere che ha 1R di tenuta. Solitamente è più facile che si blocchi aperta che chiusa. Se noi avessimo la valvola così, il liquido va verso il radiatore e il nostro liquido si raffredda. Adesso l'ho raffreddata, la nostra valvolina inizierà man mano a chiudersi e tornerà di nuovo ad essere ermetica, anche grazie ovviamente alla molla che la spinge verso l'alto. Il funzionamento è tanto incredibile quanto semplice. Pensate nei tempi quando sono andati a pensare questa valvola, cosa sono riusciti a fare. Ed è una cosa fondamentale nei nostri motori che ci sia questa valvola per andare a raffreddarli e soprattutto tenere la temperatura di esercizio costante, perché questa valvola non fa altro che continuamente di aprirsi e chiudersi in modo da mantenere la temperatura ideale sul nostro motore. Bene, dopo aver visto il funzionamento del termostato, andiamo a cambiarlo con quello nuovo. Secondo me effettivamente in questo tutto quanto doveva funzionare, perché qua effettivamente la valvola è chiusa, se io soffio è chiuso esattamente come quello nuovo. Nulla, bisogna solo provare e andare a vedere se qualcosa migliora. Proviamo a mettere su quello nuovo. Un po' di pulizia dopo aver lubrificato un po' tutto quanto in modo che entri tutto più facile. Perfetto, prima lo imbocchiamo sul tubo malefico, quindi ora li avviciniamo un po' man mano in modo che vada imbattuto bene tutto. Una. Questo termostato qua è abbastanza scomodo, eh? Ok, bene, e ora andiamo a rimontare tutte le tubazioni. Boh, vite su, avvitiamo, e ora su tutto il resto del manicottame. Fascetta. Ok,
Eccola qui. Eccola qua. Questo è a posto. Uno. E due. Questa qui così. E questa qua così. Perfetto. Allora, qui sopra siamo a posto, dobbiamo andare a stringere le fascette sotto che abbiamo mollato per scolare il liquido. Dato che il collettore di aspirazione si sta ancora lavando e non voglio perdere tempo, riattacco momentaneamente questa tubazione qui, così posso andare a riempire tutto l'impianto tramite il classico sistema di depressione, così recuperiamo un po' di tempo. Dopo basterà staccarlo, non c'è nessun problema a staccarlo da qui, almeno ci troviamo già tutto quanto il liquido dentro la vettura, quindi recuperiamo un po'. Riempiamo tutto tramite depressione. Nel frattempo che va in depressione l'auto, acqua distillata è diluita al 50% con l'antigelo. Tutte le tubazioni sono in depressione, le si possono vedere tranquillamente da qua così, ovviamente anche quelle sotto. L'abbiamo lasciato un po' di tempo così in modo che vediamo che non ci siano perdite nell'impianto. Ora andiamo a riempire tutto. Ora apriamo e riempiamo tutto. Riempirlo così è come fa casa madre. Fresco fresco uscito dal lavaggio. Ti faccio vedere come è uscito ovviamente. Bello preciso, anche qui tutto bello. Ovviamente abbiamo lavato anche tutto il resto. Bene, andiamo a rimontarlo. Fondamentale pulire tutto. Ora possiamo andare a rimettere il nostro collettore. Ok, è un bel po' che è in moto. Ora andiamo a vedere la temperatura com'è e ti faccio vedere cosa accusava il cliente, se torna a farlo oppure no. Ma secondo me non siamo ancora arrivati dove volevamo, perché a vedere prima il termostato non era così brutto e provando la tenuta c'era, quindi... Ora eccoci qua in auto, vediamo cosa accade. Temperatura dell'acqua con macchina al minimo a 90, riscaldamento spento. Proviamo ad accenderlo, tiriamo su... che più non si può. Se si abbassa non ci siamo, se resta lì ce l'abbiamo fatta, ma ho i miei dubbi. L'ho lasciata lì per un buoni 5 minuti e andiamo a vedere la temperatura interna, se è scesa o è rimasta a 90 gradi. Non ci siamo proprio, come immaginavo. Rimettiamola sul ponte, va? No, nulla da fare. La fortuna che c'è stata in questa macchina è che il cliente mi aveva chiesto di andare a pulire tutto il gruppo dell'aspirazione e sostituire completamente il liquido refrigerante. Quindi, dato che avevo tolto il collettore di aspirazione, abbiamo optato anche per provare a sostituire direttamente il termostato. Già toglierlo non è proprio così semplice, ha un costo molto piccolo, tanto vale che l'abbiamo tolto per controllarlo, lo sostituiamo. Quindi il radiatore so che non è ostruito ed è nuovo, perché so che è stato cambiato. Quello interno caldo effettivamente fa, quindi il liquido circola, ma non come dovrebbe. Basterebbe andare a leggersi lo schema di come è fatto l'impianto e ci si dovrebbe arrivare molto velocemente. Io so che queste vetture hanno un altro termostato sotto qua, sotto il filtro, vicino al cambio, che è bene anche sostituire quello. Andiamo a cambiare anche quello lì. Mai una gioia, mai una. Ed eccolo qua, dopo aver tolto il filtro, l'altro termostato, che è quello attaccato al DSG. Potrebbe essere anche lui che rompe un po' le scatole, quindi ora cambiamo anche lui. Per evitare di far uscire più acqua possibile andiamo a bloccare le nostre tubazioni. Non dovremo star tanto a cambiarlo. Oh, un po' di liquido secco viene giù, eh? Ottimo. Ora conviene fare così che sto prima. Eccolo qua. Là. Bene, questo effettivamente mi convince un po' meno, perché se soffio non chiude ermeticamente rispetto a quello nuovo che chiude bene. Questo è l'originale Volkswagen. Su questo, bene, facilissimo, rimontiamolo. Io so già, ma Davide non hai neanche due ferma tubi? No, li ho, è che sono impegnati su altre auto e quindi mi sono adoperato in questa maniera. Eccoci qua, tutto a posto, ordine e pulizia. Rimontato filtro e tutto quanto e ora riproviamo. Ora la rilascio qua fino a che arriviamo ai soliti 90 gradi. Non appena arriva a 90 gradi riaccendiamo il riscaldamento e vediamo che succede. Ottimo, abbiamo i nostri 90 gradi, riaccendiamo
ovviamente sempre a manetta. E aspettiamo i nostri 5 minuti che non abbiamo aspettato prima e vediamo se torna a scendere. Speriamo di no. Passati i nostri 5 minuti, più o meno, andiamo a dare un occhio. Speriamo bene. Io ho un po' intravisto, ma mi sembra bene. Riscaldamento acceso, ci sono 18.000 gradi qua dentro, però la temperatura mi sembra che resti dove deve stare. Bene, dovremmo esserci, spero che continui così, la lascio ancora un po' qua. Ora vado anche a fare un giro, faccio un bel giro lungo, vediamo anche come si comporta durante la strada, che è importante anche quello. Allora, è mattina, è un po' che siamo in un'autostrada, è un po' che siamo su una strada a lunga percorrenza. Questo perché? Perché voglio verificare che la temperatura anche su strada dritta resti sempre precisa sui 90 come è in questo momento. E ci tengo molto che sia così, perché se ci fosse qualcosa di aperto e il liquido circola sempre, ovviamente con le temperature fredde che ci sono fuori, la temperatura si abbasserebbe, invece resta sempre precisa a 90, come deve fare. Direi che possiamo tornare in officina, così come al solito ci salutiamo e tiriamo le ultime conclusioni. Bene, chiusa anche questa. Ormai i sistemi di raffreddamento delle nostre vetture sono sempre più complessi. Questo è ancora un sistema un po', diciamo, vecchiotto, però avete visto che comunque c'è sempre qualcosina in più. Due termostati, uno sopra il cambio, l'altro sul blocco, che ormai non lo fanno più così. Ci sono tante cose da stare attenti. La macchina è migliorata tantissimo, adesso non cala, però secondo me non siamo ancora al 100%. Anzi, chiedo anche il vostro aiuto se per caso sapete qualche piccolezza su questi motori, su questi impianti di raffreddamento, fatemelo sapere. Se mi chiedete se sono liberi le valvoline all'interno delle tubazioni di ritorno che vanno verso la vaschetta, vi dico già di sì. Il radiatore interno è libero, altrimenti penso che non farebbe tutto il caldo che fa, perché dentro, se io lo metto al massimo, muoio di caldo. Diciamo che è un miglioramento molto importante, lo abbiamo avuto e secondo me più che accettabile. Non so la pompa dell'acqua, che tipologia di pompa hanno messo quando hanno fatto la distribuzione, questo non lo posso sapere perché me l'hanno portata così. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, mi raccomando, se vi è piaciuto come andare a sostituire questi piccoli termostati, mettete un mi piace, mi raccomando, soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie ancora per essere stati in mia compagnia e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao ciao!